13 manifesti dedicati all'Isippo, al sole, a un pescatore fanese e alla moretta. Sono questi i temi scelti dalle due classi dell'indirizzo di grafica e comunicazione del Polo 3 che hanno realizzato gli elaborati. Entro due settimane verranno affissi nelle pensiline delle fermate degli autobus dislocate da Fosso Seiore a Meta Aurilia. Il progetto, incentrato sull'attesa come filo conduttore, è fortemente voluto dall'assessore Barbara Brunori in collaborazione con l'azienda di trasporto pubblico AMI e l'associazione Il Ridosso. Il mio progetto è stato il manifesto La Moretta. Il mio intento era quello di ricordare ai cittadini di Fano la ricetta tipica della moretta, ma anche a chi non la conosce l'opportunità di conoscerla. Abbiamo ricavato delle immagini dei tempi passati, quindi c'è questo pescatore che attende, e durante il nostro intento era quello di far esprimere la sua attesa mentre beve la moretta. I ragazzi, ha commentato la dirigente scolastica Eleonora Augello, sono i protagonisti di un grande progetto di educazione civica che ha anche una forte valenza di cittadinanza attiva. Questo affondare le radici nel passato per comunicare un'idea che va verso il futuro, vivendo il presente con più consapevolezza e utilizzando le tecnologie che il presente mette a disposizione, tecnologie che oggi sono multimediali e che i nostri ragazzi nelle varie discipline di studio apprendono come conoscenza, ma che poi devono trasformare in competenza. Hanno lavorato in squadra, proseguito la preside, e hanno portato avanti le loro idee fino alla bozza finale, un lavoro seguito da diversi docenti della scuola. Abbiamo utilizzato la fotografia, l'illustrazione, dando anche e soprattutto ai ragazzi la possibilità di esprimersi a 360 gradi secondo quelle che sono le loro diciamo, potenzialità, passioni e diciamo, applicazioni preferite. Diciamo. Quindi questo è il mettere insieme possibilità, sensibilità degli allievi e disponibilità tecniche della scuola. Tra gli studenti spicca anche il lavoro eseguito da Giovanni Boncompagni, un ragazzo diversamente abile che ama esprimersi attraverso il computer. Lo studente ha realizzato un manifesto in chiave ironica incentrato su un pescatore che prende l'atleta di Fano immerso nelle acque fanesi. Da ogni manifesto, su cui è presente un QR code, si accede a un video preceduto da una breve sigla introduttiva. Alcuni alunni hanno realizzato un timelapse, cioè una sequenza di foto dedicata all'alba, e un video con la testimonianza di Lauro Borgogelli, detto Lalo, superstite della violenta tempesta dell'8 giugno 1964. Passando banda da una barca all'altra, mi dicono: è morto Riccardo il Perugì. Un amico mio intimo che stiamo di rimpetto a casa. È un progetto culturale, è un progetto che vuole educare, far conoscere, ma anche che mette al centro il tema della cura, che non mi stancherò mai di dirlo, proprio per rendere più responsabili i nostri giovani, quindi noi tutti, al preservare al meglio il nostro territorio.